Bentornati qui nella nostra lounge Gold Span. Siamo qui nel nostro, sul nostro palco per parlare di sicurezza e prevenzione di traumi. Per chi sta a cavallo, per questo motivo mi hanno raggiunto queste persone qui alla mia destra. Partiamo dal dottor Stefano Magarò, ortopedico traumatologico e cavaliere. Grazie, ben arrivato. Cosima, grazie Cosima. Infatti mi hanno chiesto di partecipare, quindi di poter introdurre quello che sono appunto la prevenzione, proprio perché dalla mia attività lavorativa da chirurgo vertebrale ortopedico mi diletto e sono appassionato di equitazione fin da piccolino, e quindi unire queste due passioni, esatto, per cercare invece di aiutare anche i più giovani, non solo i più giovani, nella prevenzione delle patologie più comuni in questo sport. E non potevano mancare queste due fantastiche le testimonial molto signore. Importanti perché la sicurezza, esatto, una sicurezza che ovviamente riguarda il cranio, la cervicale con i cap, ma poi vedremo che non solo, perché ovvio che abbiamo nella nostra divisa la parte fondamentale del cap, che ormai è obbligatorio e dovremo cercare poi di usarlo anche a casa e non solo in gara, ma quello che dovrà essere introdotto è la cosa più importante, anche di avere tutto un abbigliamento tecnico, come vedremo, quindi anche la sicurezza con staffe di sicurezza e magari airbag per eliminare o ridurre al minimo quelli che sono i traumi più importanti. Se possiamo partire con le slide, così iniziamo direttamente. Vabbè, questa è la mia presentazione che mi sono già fatto, perché vedi, passando dalla sala operatoria al campo di gara, nasco come ortopedico e chirurgo vertebrale. Andiamo avanti. Queste sono delle immagini di quello che è la mia quotidianità prima di montare a cavallo. Andiamo pure avanti. Allora, i traumi nello sport, soprattutto in equitazione, quelli che riguardano i cavalieri, sono soprattutto la spalla e l'arto superiore. Spesso con le cadute si rimane attaccati alle, magari alle redini, ginocchio, caviglia e colonna vertebrale, dalla cervicale a traumi un po' più bassi. Quindi cerchiamo di ridurre quelli che sono i traumi dei cavalieri. Andiamo pure avanti. Ovviamente partiamo tutti noi inizio dell'anno con una visita ovviamente di idoneità agonistica, però non dovrebbe finire lì. È vero che i nostri cavalli sono gli atleti principali in questo sport, ma anche il cavaliere è l'atleta secondario. Quindi in qualsiasi momento, in qualsiasi altro sport, nel basket, nel calcio, abbiamo il medico della squadra, abbiamo il fisioterapista. Anche nell'equitazione dovremmo cercare di avere un gioco di squadra che può essere dallo psicologo al medico, al traumatologo e al fisioterapista. Andiamo pure avanti. Quelle più comuni, ovviamente le più banali, sono dei traumi cutanei, quindi ferite, sono quelli che possono anche risolversi con piccoli problemi. Nel cavaliere spesso sono lesioni muscolo-tendinee, perché una delle più comuni è la pubalgia, perché spesso in parabola, in ricezione o in una scarto del cavallo, a un certo punto spesso anche a freddo e non riscaldandosi il cavaliere ha una contrazione muscolare e di conseguenza a freddo, non allenati, possiamo avere molti traumi muscolo-tendinei, fino ad arrivare invece alle fratture, quindi al tessuto osseo più profondo e quindi con problemi maggiori e una prognosi molto più lunga. Prego. Ovviamente anche le lesioni, senza entrare nello specifico, comunque le lesioni muscolari possono andare dalle piccole contusioni a delle contratture che possono anche risolversi velocemente, ma anche qui cercando di non trascurarle, a uno strappo stiramento o degli strappi proprio muscolari con degli ematomi più importanti, dove si prevede anche tempi di riposo più lunghi e cure. Siamo abituati, ripeto, io da amatore, quindi non parlo da medico, ma da amatore a cavallo, ad avere un'attenzione importantissima con la tecnica, il fisioterapista, sui nostri animali, e spesso trascuriamo. Tantissimi cavalieri italiani, quando mi interpellano e mi chiamano, mi dicono: guarda, mi sono fatto le lastre, è passato il veterinario, eccetera. Quindi il veterinario in scuderia è quello che fa le lastre, ma il cavaliere spesso si trascura e non va neanche a fare una visita. Passiamo pure avanti. Vero? Vabbè, io direi anche qui si può passare avanti, però era per parlare che dalle contusioni, le distorsioni ovviamente è un'altra importante, spesso c'è la lussazione della spalla nel cavaliere o la lussazione del gomito, è uno dei traumi più importanti ed è una temporanea, la distorsione è una temporanea modificazione dell'articolazione, cioè la congruenza articolare è solo momentanea e si riduce velocemente. Però poi questo non finisce lì, un periodo di mobilizzazione, di fisioterapia sarebbe importante per cercare di avere meno recidive. Prego, andiamo pure avanti. Mentre
E questa è la subluxazione classica, spesso nella caduta di spalla può essere la subluxazione dell'acromion claveare, con il classico segno del tasto di pianoforte vicino alla clavicola. Vai pure avanti, mentre invece la luxazione è una perdita completa dei normali rapporti, e qui vi è un intervento del medico, del pronto soccorso, perché esempio in una lussazione di spalla, spesso ridotta a bordo campo, se non è una lussazione ma una frattura del collo chirurgico dell'omero, nella manovra di riduzione si può stirare tutto quello che è il plesso brachiale, quindi ovviamente deve essere fatto da personale esperto. E la lussazione, come la sublussazione o i traumi contusivi muscolari, e quella più importante, come dicevo, era la pubalgia o l'epicondilite, per il contrasto che abbiamo ovviamente con l'uso nel nostro braccio e la forza, e le lussazioni più frequenti è quella della spalla o del ginocchio. Prego, vai pure avanti. Ovviamente, parlando invece di quello che è la patologia ovviamente più dolorosa, è la frattura, quindi l'interruzione della continuità del segmento scheletrico, e a cavallo, spesso nella caduta, sono caviglie, tibia, femore, per non parlare di quelle più importanti, vertebrali. Vai pure avanti. Questa è un'immagine di una lussazione della spalla, che non è più nella sua sede, nella glena della scapola, è posizionata anteriormente. Una manovra tempestiva, fatta da mani esperti, può ridurre il problema, però una lussazione potrebbe nascondere invece anche una frattura del collo omerale, quindi bisogna essere sempre molto certi e avere una diagnosi precisa prima di fare una riduzione, perché potremmo stirare quello che è il plesso cervico-brachiale. Prego, avanti. Un'altra è la lussazione di gomito, molto dolorosa tra l'altro, vai pure avanti. Un'immagine invece della frattura di clavicola, che nella caduta spesso a cavallo di spalla è una delle più frequenti. Avanti. E questo, da presentazioni spesso a fisioterapisti, a medici, allievi, la parte clou di questa mia relazione qui, soprattutto in fiera a cavalli, è invece come ridurre i rischi e prevenire. Vai pure avanti. Noi siamo abituati a gestire, come si diceva, spesso i nostri amati cavalli, compagni di sport, e in ugual modo dobbiamo pensare a gestire l'atleta cavaliere. Un'alimentazione corretta l'abbiamo nel nostro cavallo e dobbiamo cercare di avere un'alimentazione sana e buone abitudini. Un anche allenamento corretto, non è solo quello del nostro amico cavallo, ma anche noi da atleti dovremmo cercare di puntare molto, e in questo sport molto è non solo cercare di avere un fisico più atletico, ma avere dei riflessi pronti ed essere, di avere sempre, andare a creare uno stretching di quelle che sono invece le contrazioni muscolari che abbiamo montando a cavallo. Ovviamente anche una serenità psicofisica, spesso il cavallo viene messo in giostra, viene messo in paddock perché deve essere sereno, deve avere meno gastriti. E la stessa cosa è per il cavaliere, mai montare a cavallo quando abbiamo dei problemi, mai montare a cavallo se non ci siamo con la testa, perché comunque dei traumi importanti spesso avvengono proprio per questo motivo. Quindi se c'è un problema, molto più dignitoso dire oggi non monto, scendo anche da cavallo, lo metto a posto ed evito magari dei traumi. In gara questo succede meno, ma anche nella nostra quotidianità dobbiamo sapere anche quando fermarci. Prego, avanti. Questo è il concetto che deve avvenire, cioè in qualsiasi sport c'è l'atleta, il fisioterapista, il medico intorno. A cavallo lo sportivo sembra solo il cavallo, no, è anche il cavaliere. Questo concetto deve entrare bene bene in testa. Avanti. Quindi, come si diceva, lo stile di vita corretto, per carità, siamo a una festa, siamo in gara, col tempo Covid ci hanno tolto anche la birra la sera, una piccola festa, però poi fare le 3 di notte a bere, mangiare, poi al mattino alle 7:30, alle 8 la gara, non è proprio lo stile corretto per un atleta. E sappiamo benissimo che i nostri professionisti stanno attenti a questo, come succede con un calciatore, con un giocatore di basket. L'alimentazione è lo stesso e adeguata, anche durante la nostra gara dobbiamo cercare di non avere alimenti che ci portano ad avere una digestione molto più prolungata pensando poi di andare a cavallo. C'è proprio una risposta muscolo-tendinea totalmente diversa, biochimico. E ovviamente un adeguato allenamento, che deve almeno prevedere un paio di volte alla settimana un allenamento del cavaliere, non solo quello del cavallo. Quindi una forma fisica efficiente e un allenamento qualitativo importante anche per il cavaliere. Avanti. Perché soprattutto con un allenamento costante noi abbiamo quello che è la flessibilità, la forza e la resistenza che ci dà un'efficienza fisica e di benessere. E questo si raggiunge solo cercando di allenare anche il cavaliere, non solo il cavallo.
Ora ci sono un po' di video, vediamo adesso se ce li mandano, perché ogni sport ha dei muscoli agonisti, antagonisti che devono cercare di andare in equilibrio. E per l'equitazione spesso noi, per la nostra posizione in sella, abbiamo una contrattura di tutto quello che è la catena muscolare posteriore e quindi ci creano spesso delle contratture lombari, delle contratture degli ischi crurali e dobbiamo cercare di conseguenza di andare invece a fare stretching di questa catena posteriore che noi montando a cavallo potenziamo, invece cercare di potenziare molto di più la catena anteriore e fare stretching della zona lombare, ischi crurali. E quindi per il cavaliere è molto importante lo stretching, una mobilità articolare, perché comunque abbiamo le nostre articolazioni delle anche, delle ginocchia e la colonna vertebrale che è sempre sollecitata, quindi dallo stretching a una mobilità articolare, sviluppare equilibrio e riflessi. Questo è molto importante in un allenamento del cavaliere, quindi non è solo la palestra o lo sport, cioè puntare molto su riflessi ed equilibrio per poi passare in ultima fase anche al potenziamento. Ora, i video che stanno partendo, se possiamo mandarli avanti, ecco questi, lui ha iniziato con una fase di riscaldamento, in questo momento si sta facendo un massaggio e uno stretching sul polpaccio e devo dire che questo forse a cavallo lo possiamo fare poco perché noi avendo la posizione col tallone basso abbiamo un'elongazione dei gemelli, quindi comunque abbiamo già un'elasticità a livello del polpaccio importante. Questo invece è un massaggio anche molto da autodidatta, con una pallina da tennis sotto il bicipite femorale. Sta cercando di sciogliere quelle che sono le contratture. Noi in posizione in sella abbiamo molta contrazione degli adduttori e degli ischiocrurali e questo è molto importante, cercare di fare uno stretching degli ischiocrurali, degli adduttori e dell'iliopsoas. Spesso e volentieri ci sono delle contratture in parte dolorosi e su questi trigger point Jacopo sta mettendo questa pallina e si sta massaggiando ed è una prima azione che possiamo fare anche da soli e poi ovviamente l'uso della TECAR o del fisioterapista diventa l'azione principale. Se vuoi puoi andare avanti su queste immagini che sono le stesse, vai pure avanti coi video. Perché arriveranno dei video dove la parte fondamentale è quella dei riflessi e dell'equilibrio. Quante volte è capitato a tutti noi che un cavallo magari più che fare la classica, ho detto, freno alla fine davanti al salto fa uno scarto e nello scarto inaspettato perdiamo l'equilibrio. Quindi cercare di sviluppare anche una propriocezione ed equilibrio ed elasticità ci permetterà anche di avere meno traumi e di cadere da cavallo. Questo non è uno squat, ma è cercare di avere un equilibrio monopodalico. Quando possiamo avere un equilibrio monopodalico su una staffa, quando perdiamo direttamente il controllo di una staffa e dell'altra. Cercare di avere equilibrio, quindi veramente il messaggio è al vostro preparatore atletico in palestra, cercare di stimolare quelli che sono esercizi di riflessi e di equilibrio. Jacopo è bravo a stare sul pallone, ma non è così facile. Questo è un esercizio molto difficile, ma vi garantisco che chi lo fa per un anno o due, il periodo invernale, almeno due volte alla settimana, a cavallo abbiamo una posizione in sella che aiuta veramente il nostro istruttore e spesso lo può stupire del nostro equilibrio. Mobilizzazione della colonna vertebrale, perché purtroppo gli sforzi maggiori per la nostra colonna vertebrale, noi siamo purtroppo animali su due gambe e la colonna vertebrale ha un compito molto ingrato, quello che in sé deve essere molto robusta e molto flessibile, sono due cose in contrapposizione. A cavallo le flesso-estensioni e le rotazioni sono frequenti e quindi cercare ovviamente di pensare molto alla nostra colonna lombare e ai nostro stretching degli addominali obliqui è molto importante. Vai pure avanti. Questo è lo stretching dell'iliopsoas. Spesso e volentieri il cavaliere mi dice ma sono 6 mesi che ho sempre un dolore inguinale, ma non è proprio la classica pubalgia, perché la sindrome retto-adduttoria è quello come il calciatore, ma la pubalgia spesso per un movimento laterale forzato di un puledro, di un cavallo in parabola. La pubalgia è molto comune, ma spesso ancora più profondo c'è uno strappo dell'iliopsoas, che è molto più dentro, parte delle ultime vertebre lombari, si inserisce sul femore, e quindi anche individuare che non è la classica
tendinopatia, pubalgia, molto più comune, spesso si sbaglia la diagnosi, ma individuare subito invece una tensione dolorosa sull'ilo psoas può far recuperare il cavaliere, perché diventano molto dolorosi e in sella stringere le gambe diventa impossibile, come andare a montare con una gamba solo quando c'è una pubalgia acuta. Vedete come lui, non vi dico che nel camper, nel camion o prima di partire in gara, però piccoli esercizi di stretching o di mobilizzazione articolare delle anche, ovviamente perdere un quarto d'ora al mattino ci aiuta. Vedi, mentre noi in sella abbiamo un tono muscolare del bicipite femorale, in questo caso lui sta facendo uno stretching di tutta la catena posteriore del bicipite femorale e serve tantissimo. Vai pure avanti, perché adesso voglio passare a quello che è lo stile di vita, le patologie più comuni, ma più che altro è la prevenzione che noi interessa, quindi con un allenamento anche col concetto che il cavaliere è l'atleta, per poi passare a un concetto, e a quel punto le nostre ospiti, le ospiti qui di fianco a me, avranno un ruolo importante. Perché un ruolo importante? Perché in tutti gli sport il motociclista, il Valentino Rossi della situazione, e in qualsiasi sport dove ci possono essere dei traumi ad alta energia, abbiamo un abbigliamento tecnico che è importante. Quindi oltre all'allenamento l'abbiglio tecnico è fondamentale. Siamo abituati ad avere il cap ormai da anni obbligatorio in gara, 20-30 anni fa non era obbligatorio, spesso i cavalieri dopo il numero uno se lo lanciavano via ed erano comodi, facevano tutto il percorso senza cap. Oggi il cap non è obbligatorio, è obbligatorio in gara, ma deve essere obbligatorio nella nostra testa anche a casa, perché spesso incidenti più grossi succedono a casa e non in gara. Però l'abbigliamento tecnico non finisce lì, adesso lo vedremo. Ma l'attenzione, il nostro sport è uno sport molto elegante, molto carino, bella la giacca, il cap e tutto, però la sicurezza è importante. Il motociclista, quando scende dalla moto, Valentino Rossi, è goffo, è brutto da vedere. Poi magari si toglie la tuta ed è lì che va al bar con gli amici. Stessa cosa, noi possiamo avere un indumento molto più tecnico, un po' meno elegante, e loro faranno il possibile per renderlo più bello, più elegante, comodo e confortevole. E sto parlando soprattutto dell'airbag, che oggi ancora la maggior parte dei cavalieri non usano. Quindi come c'ha la conchiglia il motociclista, l'airbag, il giubbottino, non è solo per il ragazzino che si approccia all'equitazione, ma abbiamo i nostri campioni che devono giocarsi la vittoria in centesimi di secondo. E se possono avere un cap per il trauma cranico cervicale comunque importante, un giubbotto che mi può anche solo, vedi, in queste cadute, istantaneamente, io non vado a cadere sulle barriere come è successo al nostro amico Gianni Govoni, si è rotto le coste perché è caduto sulle barriere o sul gomito, con l'airbag non succede, quindi molti dei traumi possiamo evitarli. L'airbag oggigiorno arriva fino verso la cervicale, quindi tra il cap che va giù verso la cervicale e l'airbag noi abbiamo quello più rischioso per noi, il trauma cranico, il trauma cervicale, ridotto veramente tanto. E penso che anche un cavaliere, come se fosse il tomba della situazione, il Valentino Rossi, anche se abbiamo i nostri cavalieri in equitazione che si possono tutelare con questo, possono veramente tirare la gara e saltare al limite del pigliere, girando stretto e veloci, pensando che all'80% hanno il trauma ridotto e possono tirare la gara. Quindi questo deve essere stimolato non solo il ragazzino che va per la prima volta a cavallo, ma a tutti i cavalieri. Molto importante questo. L'altro video che adesso partirà riguarda l'airbag, ma ci sono dei video che ovviamente non voglio che spaventino, però purtroppo sono delle realtà, ci sono 9 staffati all'anno che purtroppo spesso perdono la vita e quindi molto importante diventa anche la staffa di sicurezza. Quindi adesso il ragazzo ci manderà il video, come abbiamo visto la tutela dell'airbag è molto importante, avere delle staffe che ci permettono di non rimanere attaccati. Beh, io passerei la parola a Barea perché almeno ci spiega un po' meglio anche il discorso tecnico. Non funziona? Pronto? Sì, ok. È fondamentale avere delle staffe di sicurezza, noi montiamo tutti i giorni, tutti i giorni affrontiamo quello che è stare a cavallo, ma stare a cavallo in sicurezza è un qualcosa di imprescindibile. Le staffe non devono essere solo un elemento estetico funzionale, ma è anche un qualcosa di fondante per quello che è la monta a cavallo.
Non tutte le staffe di sicurezza, purtroppo oggigiorno, sono sicure al 100% e non tutti riescono a capire quanto sia importante che una staffa si apra completamente per permettere al piede di fuoriuscire sempre in ogni situazione. Sì, anche perché non rimanere staffato è l'ultima cosa che noi ci auguriamo succeda, certo. Ma comunque la distorsione di caviglia, una frattura del pilone tibiale, cioè rimanere staffati può magari non giocarci la vita, non rimaniamo staffati, ma possiamo evitare anche traumi più piccoli che però possono darci un fermo sportivo importante. Assolutamente, noi creiamo delle staffe che proprio permettano un'apertura completa per far sì che il piede fuoriesca sempre, in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento. Non basta che una staffa si apra solo da un lato o che si apra solo una porzione di arco, perché comunque ci sono delle situazioni in cui il piede, come in questo caso, se rimane incastrato in questo senso e l'arco si apre solo da questo lato, voi vi immaginate, siete incastrati dentro nella stessa maniera. Una staffa che si apre invece a 360 gradi vi permette di fuoriuscire in qualsiasi momento, qualsiasi cosa voi state facendo. Qua, questo è un video un po' shock per farvi capire quanto è facile rimanere staffati in tantissime situazioni e quanto è pericoloso la situazione. 9-10 persone all'anno purtroppo muoiono, si fanno gravemente male per questi gravi situazioni di staffamento. Vedete professionisti, amatori, c'è di tutto. Questo per esempio è Alvaro De Miranda ad Aachen, quindi capita a chiunque in qualsiasi momento. Bisogna essere pronti però ad avere una soluzione che protegge la vita, perché noi montiamo a cavallo tutti i giorni, investiamo tanto denaro anche in quello che è la cura del cavallo, la cura estetica anche di copertini, selle e tutto quanto, ma poi non ci rendiamo conto di un piccolo investimento quanto possa essere fondamentale per noi e la nostra vita. Le nostre staffe, come vedete, non solo si aprono a 360 gradi, ma vanno a salvaguardare anche quello che sono le ginocchia e le articolazioni di caviglie, ginocchia, come dicevo, per preservare anche tutto quello che è la problematica traumatica di cui parlava Stefano poco fa. La basculazione, l'ammortizzazione della staffa fa il lavoro che fanno le vostre articolazioni. Quindi voi non dovete preoccuparvi, siete in sella, siete al sicuro e siete nel massimo comfort possibile e state preservando quello che è il vostro corpo. Grazie. Grazie a voi. Sì, perché questo è molto importante, anche il basculamento ci dà molto più... Se uno deve montare, ad esempio, 4-5 cavalli, a fine giornata senti la differenza. Assolutamente. E a questo punto io direi di passare alla testa, al cranio. Ele, ti lascio la parola, così almeno ci descrivi quello che non è solo la bellezza, ma il comfort e il materiale tecnico. Buongiorno a tutti. Bella la presentazione fatta, è molto piacevole il fatto di essere qui con dei professionisti che fanno del loro business comunque una sicurezza per la vostra vita, perché dietro tutto quello che sono le parole espresse precedentemente da entrambi i relatori, c'è passione e soprattutto conoscenza perché sono anch'essi dei cavalieri e che magari esercitano meno l'attività, e però essendo parte avendo vissuto sulla propria pelle le cose, capiscono quello che effettivamente è necessario che un cavaliere abbia, e questo è importante. Anch'io ero cavaliere, non lo sono più da quando ho aperto l'azienda, purtroppo, però mi ha insegnato anche a capire che i caschi, che sono un elemento di protezione importantissima per la vita, e in termini di sicurezza è ovvio che possono essere anche elementi ingombranti e a volte diventano come pesanti, e da lì è nata un po' l'idea di poter dire che cosa può far aiutare i cavalieri
che cosa potrebbero effettivamente avere in testa perché siano più portabili, e a questo punto pensare alla leggerezza come prima cosa e poi allo stesso tempo però che siano anche sicuri. Abbiamo deciso di fare i caschi di Capitalia proprio perché, e farli in Italia completamente, proprio per riuscire ad avere un controllo maggiore di quelli che sono gli elementi per i quali vengono con i quali vengono costruiti, anche perché tante volte delle cose che sembrano proprio inezie purtroppo sono molto negative per quanto riguarda poi la struttura meccanica dello stesso casco. Quindi Capitalia ha voluto fare i caschi prima di tutto in Italia, avere il controllo di tutti quelli che sono i componenti, e soprattutto ha cercato di guardare le cose più interessanti, che possono essere la copertura maggiore del collo. Quindi già il primo nostro casco, il cromo, quando l'abbiamo ideato nel 2007, aveva già delle caratteristiche che altri caschi non avevano, quindi aveva un allungamento della calotta esterna che potesse coprire la prima cervicale. Certo. E quindi anche se le cadute a cavallo nei calcoli sono quasi tutte il 30% in avanti, il 40% laterali, hanno però, ci sono una percentuale di cadute su posteriori che spesso mettono nelle condizioni che una persona ci può lasciare la pelle, la base oppure del cranio, certo, possa effettivamente rimanere poi su una sedia a rotelle. Esatto. E quindi da lì abbiamo voluto che, oltre ad avere un cuscinetto di estetico, avessero però una protezione maggiore esternamente, in maniera tale che aiutasse la compressione. Dopodiché una cosa importante è quella di avere una stabilità del casco sulla testa. Spessissimo si vedeva, perché devo dire che poi anche tutte queste conoscenze portano poi a far riflettere la gente e a non giocare sulla vita. Purtroppo gli incidenti sono tanti e solo quando ti capita qualcosa poi decidi di cambiare, e invece bisogna prevenirli, che è una cosa importantissima. E dicevo quindi che la stabilità sulla testa è importante, e abbiamo pensato di fare 5 punti di attacchi del cinturino, quando ancora erano in gioco 2-3 attacchi consentiti. Però quando hai dei punti di attacco, di aggrappaggio del cinturino, vuol dire una stabilità maggiore e soprattutto poi la possibilità di chiudere il cinturino in maniera tale che ci sia al massimo un dito che passa tra la gola e il cinturino stesso, altrimenti effettivamente uno cade da cavallo, ha il cinturino troppo largo, a questo punto il casco si muove, potreste avere un casco in testa oppure non averlo, sarebbe la stessa cosa. Io questo manderei, è molto molto importante. Manderei anche il video del, sì, della caduta. Sempre, sono dei video shock, però ecco, il cavallo è atterrato proprio sulla testa. Sì, ecco. Questo è uno degli incidenti che capita spesso. In pratica il cavallo ti cade come uno schiaccianoci sulla testa, e abbiamo 500-600 kg che a peso morto vanno sulla testa del cavaliere. Devo dire che è molto importante che il lateral side deformation, così le chiamano in termini tecnici quando fanno i test, sia, è un test molto importante. Devo dire che prima non esisteva come d'obbligo dalle normative anche europee, poi nel 2014 l'hanno reso obbligatoria. A parer mio, anche io sono che amo dire le verità, il punto di crack secondo me è ancora troppo basso per quello che dovrebbe essere una sicurezza maggiore, anche perché il punto di crack vuol dire quando in pratica il casco cede. Certo. E devo con orgoglio dire di
che i caschi nostri di Capitalia hanno la performance migliore in assoluto come lateral side deformation, e questo accertata assolutamente da prove di forza fatte. Bene. E poi la cosa importante è avere le visiere che siano flessibili. Immaginate le cadute frontali, sì, con una visiera rigida o semirigida, cosa comporta? Ci vuole poco a capirlo. Si cade in punta sulla visiera, questa non si spezza e automaticamente lo shock viene assorbito, il colpo, dalla testa. Certo. Sono vibrazioni inutili che poi arrivano al certo. cervello, e una volta ti può andare bene, la seconda idem, la terza volta poi ne paghi le conseguenze. Quindi la flessibilità vuol dire anche sicuramente rompere la visiera, ma ben venga, la visiera certo, si cambia, la testa no, è impossibile. Certo. Ma questo poi parlando di sicurezza. Posso dire solo una cosa rispetto a questo tema? Io ho avuto un trauma cranico causato da una visiera. Sono caduta di faccia durante un concorso, la visiera che avevo non si è spezzata e ho avuto un trauma cranico completo causato da una visiera, un ematoma completo sulla fronte. Sì. Io penso che i produttori di caschi in generale, lo dico proprio in maniera serena, stimolo tutti quanti a voler produrre i caschi usando la testa e non facendo solamente un business commerciale, certo, ma poter arrivare appunto a dare delle performance meccaniche che siano importanti per implementare e migliorare la sicurezza nel rispetto assoluto della vita dei cavalieri. Questo è il principio che noi abbiamo in Casa Capitalia e per noi è fondamentale. Il giorno in cui non avessi più questa convinzione smetterei di fare questo lavoro. Brava, e questo per noi. In più aggiungerei anche un discorso, siccome poi nella quotidianità è importante indossare il cap, avere la staffa giusta, anche sì, la leggerezza, ma anche i materiali traspiranti, quindi si suda di meno, quindi sì, a volte uno non lo usa perché magari suda, quindi anche questo è stata un'evoluzione che sì, meno importante, ma direi che una caratteristica l'evoluzione utile. L'evoluzione è stata, io ricordo quando avevamo fatto il primo casco nostro, e io la cosa personale che dicevo, non è possibile che un casco non si possa lavare l'interno, e questa è una cosa che mi dava molto fastidio, puzza, sudore, veramente era antietico per la mia persona. Quindi la prima cosa che ho detto, ma è possibile che nessuno ci abbia pensato? E quando abbiamo sviluppato il primo casco abbiamo detto facciamo un'imbottitura a taglia interna che si possa togliere facilmente, buttare in lavatrice oppure lavare a mano e quindi poi che sia disponibile. Vai. Quando sono uscito con questa idea, anche perché poi voleva dire imbottiture diverse, taglie diverse, anche un ragazzo che cresce di testa, cambi l'imbottitura e tieni comunque la scocca del casco, quindi anche economicamente interessante. Tutti i miei produttori erano venuti sullo stand dicendomi ma lei ha inventato la cosa più fantastica del mondo, e io onestamente ho detto io non ho inventato nulla, ho solamente riflettuto e pensato qualcosa sicurezza di diverso di che genere, potevate pensare anche genere, voi certo, prima, anche perché non ho trovato... Certo. Così. Beh, sicurezza e anche igiene. E io vorrei concludere proprio con le conclusioni, ma a parte ringraziare Cosima e chi ci ha invitato e chi ci ha dato modo di esporre questa cosa, le partecipanti, ma prima della conclusione con un racconto che mi avevi fatto per far capire quanto è importante anche nella quotidianità. Una ragazzina aveva il lavaggio, il cavallo, ovviamente appena sceso ha tolto il cap. Invece a un certo punto il cavallo ha tirato, è caduto un trave, mentre lei lavava il cavallo, lei per fortuna che aveva il cap, il trave gli è caduto in testa, il cap è da buttare, però lei si è salvata la testa solo per lavare il cavallo nel lavaggio. Invece la conclusione un po' di tutto il nostro intervento è che appunto per affrontare con più serenità il nostro sport, sia in gara dove in un minuto e mezzo è concentrata la velocità, la precisione, anche in allenamento a casa è molto importante per ridurre i traumi e prevenire incidenti veramente invalidanti a volte, e quindi va bene un allenamento, ma ci deve essere un abbigliamento tecnico, quindi uno stile di vita adeguato, una serenità psicofisica, un'alimentazione corretta, allenamento, e di qua cap obbligatorio in gara. Quando diventerà obbligatorio l'airbag e le staffe di sicurezza? Questo io vorrei stimolare la FISE, la FEI, perché
Poi tutti noi abbiamo i nostri miti e quindi sicuramente se divulghiamo questa sicurezza anche il ragazzino lo porterà. Certo, loro faranno di tutto per avere la sicurezza, l'eleganza, la comodità, ma come il motociclista Valentino Rossi usa il casco, usa la conchiglia spinale, anche i nostri cavalieri dovrebbero usare almeno tutti e tre queste cose. Vi ringrazio. Grazie. Grazie. Grazie mille Lelia Polini, grazie mille Vanessa Barea e grazie mille dottor Stefano Magarò per questo intervento sulla sicurezza a cavallo e non solo a cavallo ma anche intorno al cavallo. Grazie mille a Goldspan che ci ha ospitato, perché non soltanto è importante aiutare ai cavalieri ma ovviamente offrire anche questi spazi dedicati alla sicurezza, e noi continueremo poi con lo sport ad altissimo livello e possiamo osservare chi avrà questi caschi e queste staffe per la sicurezza, e speriamo che tutto vada bene. Quanti hanno l'airbag. Esatto. Grazie. Grazie mille.